Quattro squalificati nerazzurri, gli altri sono Carbone, Fresi, Fontolano. Oxon reinventa il centrocampo, da destra a sinistra Bianchi, Zanetti, Dell'Anno e Centofanti. In attacco con Branca c'è Ganza. Nella Fiorentina, Fortunato Serena e Schwarzi, il difensore laterale di sinistra, sostituito a centrocampo da Kois. L'arbitro è Trentalange, i guardaline Marano e Corsi. Graziato Battistuta, intervento volontario con il braccio destro, non ammonito. Poi al decimo, Roberto Carlos, la conclusione di Centofanti dopo la sponda di Ganza, l'Inter in vantaggio, la danza di gioia di Centofanti, per lui il primo gol in questo campionato. Rivediamo il tocco di sinistro di Ganza, liberissimo Centofanti, fa passare la palla tra le gambe di Toldo, Inter in vantaggio. Centofanti trova il corridoio per Ganza che libera il sinistro, deviazione in corner di Amoruso. La risposta della Fiorentina, Piacentini, Battistuta, Schwarz, Rui Costa, Kois e il destro del pareggio. Anche per Kois primo gol in questo campionato, forse una delle azioni più belle viste nel torneo finora. Rivediamo Kois, la sua precisione, niente da fare per Pagliuca. Un contatto in area, Amoruso, Ganz, tutto regolare per Trentalange. Punizione di Battistuta, deviazione di Baiano, palla sulla traversa, possiamo vedere nel replay da dietro la porta. Poi un contatto in area, Bergomi, Battistuta. I due capitani chiudono il caso con un sorriso, magari fosse sempre così. Fiorentina in attacco, Kois respinge Carlos, ma l'azione prosegue. Carnasciali, il suo cross, l'inserimento di Padalino, stop di petto e sinistro che porta in vantaggio la Fiorentina. Gol pesantissimo di Padalino, un po' distratto nell'occasione Bianchi, o l'esterno del sinistro Padalino da posizione angolatissima. Sinistro di Centofanti. Poi il cartellino giallo nei confronti di Bigica, che era diffidato, dunque sarà squalificato. Colpito la gamba destra di Zanetti, Bigica. Alfonso Rodato con il suo montaggio ci porta al secondo tempo. Trattenuta prolungata di Ganza da parte di Kois, e anche per lui cartellino giallo, anche Kois era diffidato. Dell'Anno, passaggio filtrante per Ganza che è in vantaggio su Toldo ma non ne approfitta. Comincia la girandola delle sostituzioni, esce Bianchi, entra Orlandini. Attenzione al contatto in area tra Kois e Dell'Anno, probabilmente Trentalange non ha visto. C'erano forse gli estremi per il penalty, un altro episodio da Moviola. Intanto Rui Costa apre per Baiano, un'occhiata a centro area, arriva Battistuta con la sua potenza, palla fuori. Esce Centofanti, campo Caio, il pupillo del presidente Moratti, ecco il brasiliano, anche Baiano esce sostituito da Sottile, poi tocca a Bergomi che non perde tempo, in campo Pistone. Dell'Anno va a cercare Carlos, arriva per primo sulla palla Carlos, poi franano su di lui due avversari, Carnasciali e Padalino. Trentalange ha giudicato regolare questo doppio intervento. Dell'Anno stavolta va a cercare Branca che lascia rimbalzare, destro a incrociare, palla fuori. Rivediamo in replay questa conclusione con Toldo che era ormai battuto. Finisce la partita anche per Bigica, in campo Alessandro Orlando. L'Inter in avanti alla ricerca del pareggio, forse un fallo di mano involontario da parte di Padalino che poi è fortunato sulla conclusione di Caio. Rivediamo l'inserimento in agilità di Caio e la deviazione di Padalino. Per la 18ª volta in questo campionato Robbiati entra a gara già cominciata. E attenzione a questa sequenza, Schwarz su Caio. Schwarz teme il cartellino giallo perché è diffidato anche lui, poi capisce che Trentalange ha concesso soltanto il calcio di punizione. Gioco ripreso e Schwarz da carnefice tra virgolette diventa vittima perché è in vantaggio su Orlandini, va via e Orlandini da dietro colpisce lo svedese. Trentalange non ha esitazione, stupito Orlandini ma per lui è cartellino rosso, espulso Orlandini. Rivediamo l'intervento da dietro del nerazzurro. Non bastano 5 minuti di recupero, la Fiorentina vince, l'Inter perde il primato di unica squadra imbattuta in casa in questo campionato, la Fiorentina non vinceva in campionato in casa dell'Inter da 15 anni, finisce anche la serie di vittorie consecutive della squadra di Oxon, anche senza gol di Battistuta che deve proteggersi il volto perché dalla nord arrivano
oggetti di varia natura. Dicevo, anche senza i gol di Battistuta, la Fiorentina è riuscita a vincere bella impresa in casa dell'Inter. A te la linea, Galeazzi. Grazie a Gianni.